tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tragedia sulla Flaminia, travolto e ucciso da un'auto un anziano di 75 anni, stava passeggiando a piedi come faceva tutte le mattine all'alba. Dolore nella comunità di Centinarolo. La Guardia di Finanza di Urbino sventa una truffa ai danni di un'anziana ereditiera che non era in grado di distinguere la differenza tra lire ed euro ed effettua un sequestro preventivo per 1.700.000 euro. Nei guai un noto commercialista. Tragedia sfiorata a Bellocchi di Fano, dove un'auto di grossa cilindrata sbanda e finisce fuori strada, poi c'entra in pieno un'auto parcheggiata che per l'urto piomba nell'ingresso di un'abitazione privata. Trasferta vietata a Iesi domenica prossima ai tifosi del Fano, è il provvedimento preso dall'osservatorio dopo i disordini di domenica scorsa fuori dallo stadio di Fano. Il SIULP replica alle dichiarazioni di Seri. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Un uomo di 75 anni è morto mentre stava facendo la consueta passeggiata a piedi alle 5.30 di questa mattina lungo la Flaminia a Fano. Una donna alla guida di un'auto non l'ha visto, l'ha centrato e l'ha ucciso sul colpo. Stava facendo la sua solita camminata mattutina Domenico Pasinelli, un pensionato di 75 anni, travolto e ucciso da un'automobile sulla Flaminia mentre stava attraversando la strada all'altezza dell'intersezione con Via Forcolo. L'uomo ogni giorno usciva di casa all'alba per passeggiare fino al monastero di Montegiove con in mano una canna con la quale si aiutava nella camminata. Poi, al suo ritorno, aveva l'abitudine di fermarsi al bar Centorole a Centinarola di Fano, a poche centinaia di metri dalla sua casa, per far colazione in compagnia di alcuni amici. Ma questa mattina al bar Domenico non c'è mai arrivato. La stessa titolare, quando si è accorta che il 75enne non c'era, ha capito subito che qualcosa era andato storto. Intorno alle 5.30, infatti, è stato travolto da una multipla guidata da una donna 65enne residente nella città di Fano. L'impatto è stato violento e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nel punto dello scontro rimane ancora uno specchietto e l'oggetto che l'uomo teneva in mano. Ed era questa la canna utilizzata dalla vittima ogni giorno per andare a passeggiare. Dopo averlo investito, la donna si è subito fermata e ha avvisato sia il 118 che le forze dell'ordine. Nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco, sono stati costretti a dichiararne il decesso. Sul posto dell'incidente sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Fano per i rilievi di legge e dirigere il traffico che ha subito leggeri rallentamenti. L'auto della donna è stata posta sotto sequestro. Nel pomeriggio invece è stata eseguita un'ispezione cadaverica. Domenico abitava in via Solferino, proprio qua c'è la sua abitazione, dove ha sempre vissuto con la moglie Filomena, deceduta qualche anno fa per una grave malattia. Domenico è stato ovviamente al suo fianco fino all'ultimo momento. E quando mi spiace, tanto che quando ha sofferto con la moglie anche lui. Lo ha saputo adesso? Adesso. Quando mi dispiace. Conosceva bene Domenico. No, parlavamo tante quante cose, dicevamo io e lui. Scherzavamo tante volte, quante cose, dicevamo io e lui. E quando mi spiace. Domenico andava sempre alle 8 in chiesa, partiva alle 7 e mezza qui, alle 8 alla chiesa qui. Non è ancora stata stabilita la data dei funerali. Domenico lascia un figlio. Un altro incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi invece è avvenuto questa mattina intorno alle 11 sulla nona strada Bellocchi di Fano. Una BMW condotta da un giovane del posto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro una Fiat Punto parcheggiata al lato della strada. L'urto è stato così violento che l'ha trascinata per alcuni metri fino a farla piombare davanti all'ingresso di un'abitazione. L'auto di grossa cilindrata invece ha iniziato a girare su se stessa fino ad arrestare la corsa contro un palo in cemento. Nessun ferito tra gli occupanti, ma solo tanto spavento. Sembrava ci fosse il terremoto, hanno raccontato i due coniugi anziani che abitano nell'appartamento appena hanno visto
quel che era accaduto all'esterno nell'incidente. Oltre alle due auto sono stati provocati danni anche all'ingresso di questa abitazione. Stando alla testimonianza del conducente e del compagno che si trovava con lui, pare che l'auto sia uscita di strada a causa di un guasto meccanico. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. La Guardia di Finanza di Urbino ha sventato una truffa ai danni di un'anziana ereditiera che non era in grado di distinguere la differenza tra la lira e l'euro. Sono indagate tre persone, tra cui un noto commercialista. Vive in precarie condizioni nella sua abitazione alla periferia di Urbino, l'anziana di 85 anni che non sapeva di essere diventata un'ereditiera. Rimasta senza familiari dopo la morte del fratello avvenuta nel 2012, la donna ha ereditato un ricco patrimonio di oltre 1.800.000 euro in denaro. Soldi di cui un noto commercialista della città ducale, suo fratello dipendente dello stesso studio e un vicino di casa della signora, un pensionato, avrebbero tentato di impadronirsi raggirandola. Si fingevano suoi consulenti, andavano a farle la spesa, l'accompagnavano in farmacia, in banca, riuscendo così a conquistare la sua fiducia. E non solo, conoscevano bene il suo ingente patrimonio, ma erano anche consapevoli che la vittima non era in grado di distinguere nemmeno l'equivalenza tra lira ed euro. Vivendo da alcuni anni in uno stato di solitudine esistenziale, la signora è incapace di comprendere il valore economico anche dei prodotti alimentari comuni. Era convinta, ad esempio, che un filoncino di pane potesse costare 1.000 lire o 1.000 euro. Per lei era indifferente. E i tre indagati, con l'intenzione di dissimulare il tesoro della malcapitata, hanno cercato di incassare in contanti la somma di 1.300.000 euro, facendole firmare un assegno con la dicitura me medesimo. Il documento però risulta compilato da una mano diversa. Addirittura la pensionata, dopo aver consegnato l'assegno in banca, ha chiamato due giorni dopo per chiedere notizie sull'operazione, chiedendo di far presto perché quei soldi le sarebbero serviti per la spesa e per il dottore, non rendendosi conto dell'enorme cifra. Una truffa questa sventata in soli 20 giorni dalla Guardia di Finanza di Urbino sotto il comando del capitano Arcangelo Mottola. L'attività investigativa coordinata dal PM di Urbino, Irene Lillio, ha preso avvio grazie anche alla collaborazione del direttore dell'istituto bancario, che si era insospettito degli ingenti prelievi. Quando l'assegno è arrivato nelle mani del direttore di banca, siamo stati prontamente avvisati grazie alla collaborazione del direttore dell'istituto bancario siamo riusciti intervenire in maniera repentina, eseguendo decreti di perquisizioni domiciliari delegati dalla Procura della Repubblica. Il trio inoltre avrebbe sottratto alla donna 250.000 euro anche con bonifici bancari, utilizzando causali come regalie o consulenze. Di questi, 177.000 sono risultati confluiti sui loro conti correnti. Somma sottoposta a sequestro preventivo insieme all'intero patrimonio dell'anziana, che è stato affidato in gestione ad un amministratore giudiziario con lo scopo di tutelarla. Gli indagati invece dovranno rispondere di circonvenzione di incapace aggravata in concorso. E niente, trasferta a Iesi domenica prossima per i tifosi del Fano, per l'osservatorio delle manifestazioni sportive che si è riunito mercoledì scorso a Roma. Esistono infatti alti profili di rischio per l'incontro Iesina-Alma-Juventus-Fano. Provvedimento forse un po' inatteso, almeno per la partita di dopodomani. In realtà non è chiaro in base a quale criterio di valutazione sia stato indicato questo indice di alto rischio. Infatti è noto che le due tifoserie di Iesi e Fano sono gemellate ormai da anni. È dunque inverosimile che tra i supporters locali e i Panthers Granata possano nascere disordini sugli spalti o fuori dallo stadio. È chiaro quindi che tale provvedimento è da intendere come un'azione disciplinare contro la tifoseria Granata dopo i disordini fuori dallo stadio Fanese avvenuti domenica scorsa. La prefettura di Ancona ha vietato comunque la vendita dei biglietti della gara in tutto il territorio della provincia di Pesaro e Urbino. E proprio questa mattina il sindaco di Fano Seri ha incontrato il prefetto Luigi Pizzi per fare il punto sulla situazione. C'è stato questo incontro che era il Comitato di Ordine Pubblico e abbiamo un po' sviscerato le cose che si sono verificate domenica, ma comunque in ogni caso il tema della chiusura dello stadio non si è neanche posto, come avevo già annunciato anch'io.
quindi massima disponibilità da parte del prefetto e del questore, e abbiamo ragionato su alcuni accorgimenti anche per il futuro, a cominciare da una segnaletica per i tifosi ospiti, onde evitare che si possano radunare tutti nello stesso posto e magari entrare in contatto anche con le tifoserie locali, per cui già dai prossimi giorni ci saranno dei sopralluoghi fra i nostri uffici e quelli del commissariato. Però ecco, devo dire, l'incontro è andato molto bene, molto cordiale, come deve essere fra istituzioni, e guardando gli aspetti in termini costruttivi, le cose che si possono fare per rendere sempre il lavoro più snello e soprattutto per garantire la sicurezza e in particolare per garantire la serenità quando si va allo stadio, che per quello che riguarda lo stadio di Fano è uno stadio dove veramente possono andare tutti, deve essere un momento di sport e di festa. E non sono piaciute invece le dichiarazioni del sindaco Seri fatte mercoledì sera in consiglio comunale, parole alle quali replica oggi il segretario del sindacato SILP di Polizia. Il segretario provinciale del SIULP, Marco Lanzi, replica al primo cittadino Seri e al consigliere comunale di progetto Fano Alberto Santorelli per il dibattito avvenuto mercoledì sera in consiglio comunale. Domenica 11 ottobre, in occasione della partita tra l'Alma Juventus Fano e la San Benedettese, sono rimaste ferite diverse persone e il sindaco, evidenzia Lanzi, non ha espresso una sola parola di solidarietà ai poliziotti feriti. Qui ha detto: le vere vittime siamo noi. In questa vicenda alla fine sembra che dalla parte sul banco degli imputati siamo passati noi. Io invece ci tenevo a sottolineare che grazie alla professionalità degli operatori sul campo non ci sono stati feriti fra i cittadini. Sono stati feriti 4 poliziotti, sono stati feriti 2 tifosi, ma non dalla nostra azione di polizia, ma sono stati feriti dai tifosi del Fano. Quello che io ho voluto far risaltare in questa storia è che in ogni ordine pubblico c'è sempre un fattore di rischio. Però è chiaro che noi dobbiamo essere messi in condizioni di lavorare in partenza già in sicurezza. Lo stadio di Fano non è sicuro attualmente. Noi abbiamo chiesto in maniera provocatoria la chiusura nel caso non vengano presi quei minimi necessari provvedimenti per mettere lo stadio più in sicurezza. Un esempio per tutti: mancano completamente le indicazioni, i cartelli per indicare i tifosi ospiti che vengono a vedere la partita, dov'è lo stadio e dov'è il loro settore. Quanti uomini c'erano domenica? Noi per una partita del genere, che non è una partita di Serie A o di Serie B, è una partita di dilettanti, ogni domenica per una partita di questo tipo impegniamo dalle 80 alle 100 persone. Domenica c'erano 80 tra poliziotti e carabinieri più tutta la polizia municipale. Anche questa è una cosa importante, anche perché, sottolineo, queste persone che lavorano la domenica poi sono in pratica sottratte dal controllo del territorio. Spesso i politici locali si lamentano che a Fano non c'è una volante, ma è normale se poi 80 o 100 di noi devono lavorare la domenica per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in queste partite. E adesso la pagina degli spettacoli. L'Enrico IV di Pirandello inaugura stasera la nuova stagione di prosa al Teatro della Fortuna. Lo spettacolo sarà diretto e interpretato da Franco Branciaroli, che noi abbiamo incontrato. La solitudine, questa così triste e squallida, qui quando riapri gli occhi, rivestirmela subito. Un debutto alla grande questa sera al Teatro della Fortuna di Fano con un Enrico IV interpretato e diretto da un gigante del teatro contemporaneo, Franco Branciaroli, che approda a Fano, che ha dato i natali al primo interprete del dramma, Ruggero Ruggeri, dopo un centinaio di repliche in tutta Italia. Sul sipario quindi alle ore 21, su un allestimento scenico metafisico che non ricalca il classico schema pirandelliano, carico di atmosfere plumbe, fatte di cappottoni e di giacche, ma che entra, più che nella prospettiva scenica dello spettatore, in quella della mente del protagonista, del quale Branciaroli ci offre in questo una nuova chiave di lettura che svelerà solo alla fine, cioè quando rivela a tutti il suo gioco, in maniera pacata, gelida, con un cinismo e una spietatezza unici, mai visti fino ad ora, quasi a voler annientare gli ex amici. Ho rilevato in questo personaggio una grande spietatezza. Questa è, diciamo, se si può chiamare la novità, perché poi ogni attore deve far questo, no? Cioè
cercare un'interpretazione che porti o avanti o indietro le interpretazioni precedenti. Io credo che questa sia una caratteristica che non è mai stata sottolineata a fondo. Il potere della dinastia, profanando tutto, rubando. Uno più ingordo dell'altro, Stefano più di Anno più di Stefano. Maestà. Ma già, non devo in questo momento parlare male dei vescovi. Sono felice di ripartire da qui, da Fano, proprio perché c'è questo ceppo. Cioè qui nacque di fatto, no, l'interprete di Enrico IV, il più grande probabilmente di tutti. Non si poteva iniziare meglio di così, afferma soddisfatto l'assessore alla cultura Stefano Marchegiani durante la conferenza stampa di presentazione dell'opera. Io auguro a tutti i fanesi e a chi ci vorrà venire a trovare anche da fuori di approfittare di questa stagione teatrale che si preannuncia ricca di promesse e di soddisfazione. Oltre al debutto di questa sera, repliche domani sempre alle 21 e domenica alle ore 17. È stato ricevuto in Sala della Concordia dal sindaco di Fano Massimo Seri l'atleta fanese Andrea Ministro, vincitore di 2 medaglie d'oro agli Special Olympics World Games nell'equitazione. Quindi complimenti al nostro concittadino. E adesso, prima di salutarci, è arrivata un'ultima ora qui in redazione. Vi trasmettiamo le immagini così come le abbiamo ricevute. Si tratta di un incidente, uno scooter che è finito a terra in via del Ponte a Fano. A condurlo una ragazza molto giovane. Sappiamo per il momento soltanto questo, per cui ecco, vi diamo le informazioni, ma è successo davvero pochi istanti fa e queste sono le uniche immagini che siamo riusciti ad ottenere. Via del Ponte a Fano, quindi dunque un altro incidente. L'informazione finisce qui, grazie per averci seguito. A domani.